Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi faccio un video sulla demo di FIFA 15 perché domani uscirà ovviamente FIFA 15 completo e vedremo se fare venerdì il gioco, una partita seria, magari online. Vedrò un attimo come sono i server, l'host, come sarà l'online in generale. Per poi magari ragazzi mi dedicherò per la prima volta in Ultimate Team totalmente, vuol dire che giocherò abbastanza per arrivare ai livelli top dell'Ultimate Team, anche se già ho sentito un mio amico che vuole spendere dei soldini, il cash, per diciamo spacchettare alla grande con i pacchetti oro e gli altri pacchetti che io non conosco, ragazzi. Purtroppo non ho mai fatto l'Ultimate Team seriamente, quindi molte volte mi trovavo senza contratti e infatti per me è stato un casino. E questa volta vorrei provare ad impegnarmi, magari con l'aiuto di qualche mio amico, con questo mio amico anche Rusher, che sicuramente molti di voi lo conoscono, ho fatto anche video con lui, per capire un pochettino il mondo di questo Ultimate Team, come migliorare, come fare buoni acquisti, eccetera. Inoltre ragazzi, volevo dirvi che sono un pochettino rimasto amareggiato al fatto di alcuni commenti che sicuramente non riguardano voi direttamente, ma ci sono certi elementi che si mettono a giudicarmi da 1, 2, 3 video che magari vedono così alla cazzo, quando non conoscono tutta la storia, come può essere Call of Duty Ghost, come poteva essere Black Ops 2. Sapete che io giocando magari posso cambiare idea. Perché posso cambiare idea? Perché ci possono essere dei fattori come la connessione, e il giocatore, e le merde, e tutte queste cose qui ragazzi. Le mappe anche, la stessa cosa, può cambiare tutto per questo. Come di FIFA 14, inizialmente non mi è sembrato granché, poi mi sono un po' ricreduto e poi di nuovo ho capito che era un gioco di merda. Invece FIFA 15 ragazzi, avete visto che le mie impressioni sono più che positive, perlomeno offline, non online, perché non sappiamo quel settore come è fatto, può cambiare da un momento all'altro. Quindi ragazzi, mi è dispiaciuto questo, però io vado avanti, sapete che lo faccio per voi che mi state sempre accanto, per questi stronzoni che mi rompono i coglioni vedendo un video, due video, lasciamo perdere, andiamo avanti. Oggi volevo prendere il Napoli per voi, una squadra italiana, non tipo Napoli, però la prendo perché è l'unica italiana che mi presentano qui nella demo. Cosa sfidiamo? Sfidiamo il Barcellona, tanto per essere leggeri. Allora, Calleon, minchia ragazzi, il Napoli ha fatto una questione, a me piace troppo Calleon. Poi non sta facendo benissimo in campionato, però vabbè, non è che può fare sempre benissimo. Eccoci ragazzi, siamo qua pronti per vincere contro un Barcellona. Vediamo quanto siamo, scusate, anzi vaffanculo. Vediamo un attimo la formazione, voglio rivedermela. Anzi, bello, se non si vede guai, vabbè. Sì, ho Gulam. Vabbè, lasciamo perdere. L'abbiamo fatta bene la squadra, più o meno. A me il Napoli piace perché è una squadra molto veloce. Come vi ho detto, lasciamo perdere il campionato come sta facendo, però secondo me merita. Giustamente, cazzo, è Iniesta. Iniesta di un altro mondo. E di un altro mondo veramente, però. Porco can. Maggio. Iller! Che fallo è? Ammonizione! Arbitro di merda! Messi fa degli scatti paurosi. Non ce la fa. Fallo di chi, scusa? Ah, mio! È mio il fallo, ragazzi, è mio! Ma vaffanculo, va! Ah, vediamo cosa fa questo Messi. Messi, che schifezza! Dai! Oh! Higuain! Higuain! Parte! Parte Higuain! Ci prova lui! È pronto! Ma che cazzo, che tiro di merda! Prepara il calcio d'angolo, ragazzi. Calleon! Calleon! No, che cazzo! Contropiede. Mamma mia, ancora Higuain! Higuain traversa, cazzo! Non ci credo! Già pericolosissimo al Napoli! Higuain! Higuain, rete! Higuain! Higuain! Gonzalo Higuain! Ed è rete, sternaccio! Mamma mia, il cannone di Higuain! Ancora il contropiede. Parte lui, Mertens.
Mertens sulla fascia, Mertens sulla fascia, Mertens, Mertens. No! Dammi! No! No! Dai, ma porco Gan! Ma che cazzo si è fatto? Dai, ma non me la puoi fermare così l'azione! Ma porco cane! No, Higuain! Cambiato Signa. Dai, dammi la palla. Ah, palla! No, dai, ma stai prendendo per il culo! Ma stai prendendo per il culo! Era palla mia, vai a cagare! Gioco di merda! Ma no, passala! Ancora il Napoli! Tagliela cazzo! Un'eternità! Pedro contro 50, non lo schioda nessuno! Manco Gesù! Porca troia, deve essere nel paradiso quest'uomo! Nel paradiso del cazzo! Ma perché? Ma... Mamma! E fuori gioco a rete! Higuain! Higuain, ancora lui! 2-0 Napoli! Barcellona è sotto! Devo stare andando ai falli con questo perché ragazzi ha munito. La munizione farlocca di prima. Merda, mi ha cagato gioco! Mi son cagato. Ma non puoi! Ma non puoi! Neanche l'ho toccato! Ma neanche l'ho toccato! Ma vai a cagare, arbitro di merda! Ecco, ho comprato quest'arbitro. Ma va a cagare, siamo in 10. Però c'è lui! Mertens! Parte Berami! Parte lui, Higuain! Gonzalo! Da solo! Gonzalo! Gonzalo! Ci prova! Ma che cazzo fai? E finisce qui. 2-0, primo tempo, ragazzi. Emozionante questa partita. Io non ho mai capito che cazzo serve il possesso palla se poi non si finalizza. Però, ragazzi, sappiamo come funziona su FIFA. Higuain! Higuain se lo fulmina! Higuain! Che cazzo è sto schifo? Jordi Alba. Ma che cazzo è? Ma lo chiudete! Ma lo chiudete! Oh! Dai, dai! Ra! Minchia! Va a cagare! Ma no, ma no! Ma perché? Te l'ho chiesto su Gonzalo Higuain! Oh! Ma ce la fate! Sì, oh! Dimuovetevi! Albiol, Iniesta, ma vaffanculo, ma come, minchia, me li cambia fissi i giocatori, ragazzi, è una cosa assurda. Fernandez, riparte Higuain, lo vede, Insigne, sì, Insigne, Mertens, ci prova. Ormai, ragazzi, mi sto confondendo con i nomi, vabbè. Dai, e passagliela cazzo, un'eternità. Ma minchia, le parà tutte sto portiere. Calcio d'angolo. 2-0. Il Napoli non riesce a fare il 3. Mandare a capotto il Barcellona. Eccolo qui. Caleon. E dai, è sal. Questo cazzo di giocatore. Porca troia. Ma cosa fate? Ma vi mettete a giocare la dentro l'area di rigore. Umami e Mertens. Fate il contropiede. Contropiede del Napoli. Contropiede del Napoli. Il Napoli. E la rete. E la rete. Non c'è stato bisogno di fare il gol della merda. 3-0 Napoli. Il Barcellona è sotto. Il Barcellona è sotto, ragazzi. Maxi. Dai, dammi il giocatore. Me li continua a cambiare. Cristo santo. Me li continua a cambiare. Ogni cazzo di volta non riesco a chiudere perché mi hai cambiato sempre. Sempre. Dickens. Fallo. Niente. Oh, ma che ce la facciamo? Ma va a cagare, che gioco di merda quando fa così. E poi il mio ma va a cagare, oh, me lo fanno proprio apposta sto gioco. Parti, lanciala grande. Dai, oh. Guarda. Parte lui, Higuain, Gonzalo, si blocca Piqué, si blocca Piqué! Ed è rete! Rete 4-0! 4-0, ragazzi! Che schifo di parata il portiere! Mertens, 4-0! Il Napoli umilia il Barcellona! Il Napoli umilia il Barcellona, ragazzi!
Dammi un giocatore, non continuare a cambiarmeli. Contropiede nuovamente. Higuain non mi parte il contropiede, vabbè. 4-0 ragazzi, 4-0! E vince il Napoli, e vince il Napoli. Mamma mia, 14 tiri, di cui 10 in porta, 4 gol. Si è risollevato del 3% del possesso palla, ma va bene così ragazzi, bellissima partita, mi ha fatto veramente piacere. Quindi spero che FIFA 15 vi sia piaciuto la demo, ci rivediamo ovviamente domani, perché manderò in live qualcosa su Twitch per ovviamente FIFA 15. Domani sì, esatto, manderò qualcosa su Twitch, perché anche se graficamente non è il massimo, almeno è più coinvolgente, visto che sclero sul momento. E poi ovviamente farò un video magari venerdì o domenica sul completo, per vedervi online, per vedere un pochettino il multigiocatore, farvi capire se ovviamente le connessioni favoriscono o meno gli avversari. Quindi ancora una volta è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!